Per chi fosse nuovo o nuova del canale, informo che per svolgere le ricerche personali avete a disposizione migliaia e migliaia di spiegazioni attraverso la ricca pagina Indice Alfabetico, di cui trovate il link in tutte le descrizioni dei video, che grazie a composizioni e traduzioni risponde anche alle domande più semplici tipo perché ci mentono. Per i più ghiotti c'è sempre il libro Il Risveglio e per chi non può spendere nulla lo può leggere anche nella versione gratuita attraverso la pagina www.tinelli.eu, forse uno dei pochi luoghi sul web dove le cose vengono fatte e condivise per amore, non per lucro. C'è anche il secondo canale YouTube, oltre alla piattaforma Brighton. Non siete obbligati a farvi iniettare nessuna delle ricerche fatte, pertanto sentitevi liberi, libere, di continuare a crogiolarvi nel sistema di indottrinamento proseguendo a vivere nelle teorie e nella paura del credo che il denaro sia la forma di libertà o di felicità. Non credete a nulla di quello che vi raccontano gli altri, perché la verità è sempre stata presente e sarà sempre presente, ma vi hanno nascosto le chiavi di lettura che stanno proprio dentro ognuno di noi. Oggi rivediamo, meglio analizziamo, un vecchio video pubblicato il 13 settembre 2019 che trovate su Indice Alfabetico sotto la voce Pixar e le estremità della Terra. 6 anni prima del rilascio di Toy Story, la Pixar ha prodotto il cortometraggio dal titolo Knick Knack e tutti i personaggi, in tutte le località che si trovano su una scaffalatura, indossano occhiali da sole. Lontano, sul bordo della mensola, si trova Nome Alaska, con un personaggio che vive dentro una cupola di vetro dal nome Casa Dolce Casa. Questo personaggio non indossa gli occhiali da sole, perché si trova nel luogo del mondo dove il sole arriva poche volte ed è il più freddo sulla Terra, l'Antartide. Riesce a trovare il bordo della cupola come fecero con l'operazione Deep Freeze sul gelatore. Così inizia a fare delle perforazioni esattamente come hanno fatto i russi. Addirittura cerca di far saltare in aria la cupola come hanno fatto nel Pacifico. Alla fine riesce a superare la fine del mondo conosciuto. E sapete il nome dell'operazione che ha cercato di far esplodere il firmamento? Operazione Fish Ball, boccia per pesci. E qui vediamo che alla fine riesce veramente a scappare dalla sua casa, dolce casa, oltre il firmamento e finisce nell'acqua. Qui si vede l'attenzione da parte della Walt Disney nel cortometraggio perché gli studi Disney hanno prodotto tutti i film della Pixar. Comunque sia, gli studi Disney hanno prodotto anche il film Deep Freeze e Walt Disney era il membro onorario che si trovava là quando hanno trovato il firmamento del cielo che incontra la Terra. Questo viene commemorato nel loro logo del Regno Magico, dove è disegnato il firmamento e la torre raggiunge il cielo.